La più cordiale buona serata agli amici del basket sintonizzati, siete collegati con il Pallavizza, 26esima giornata del campionato nazionale di Serie B Old Well West, 11esima di ritorno, quindi 4 partite alla chiusura della regular season. La Vinteras Omnia Basket Pavia che ospita la Jessi Valsesia Borgosesia, una partita sul confine, se ci passate l'espressione. Pavia è costantemente sul confine con vista sui playoff, ma ancora non è mai riuscita ad agganciare il treno delle prime 8. In questo momento Valsesia è la prima squadra di quelle che finirebbero ai playoff. Pavia ha 4 punti di vantaggio rispetto agli ospiti, è necessaria ovviamente una vittoria per mettere 6 punti e il doppio confronto. Ricordiamo che Pavia sbancò il parquet, il palazzetto Loro Piana di Borgosesia 81-82 con una tripla di Fazioli dopo 2 overtime, quindi partita particolarmente drammatica. Dicevo, quindi per Pavia sarebbe fondamentale mettere 6 punti tra sé e la compagine ossolana per garantirsi comunque una discreta tranquillità rispetto a un eventuale coinvolgimento per quanto riguarda i play-out. Ovviamente poi la vittoria sarebbe fondamentale per la truppa di Baldiraghi per dare un senso concreto alla trasferta di sabato prossimo. Pavia infatti viaggerà in quello che in caso di vittoria potrebbe essere un vero e proprio spareggio per centrare i play-off sul parquet di Empoli. Arbitrano i signori Chiarugi di Pontedera e Giustarini di Grosseto, squadre che vanno ad accomodarsi attorno ai loro allenatori. Sarà da verificare nella truppa ospite se saranno disponibili al rientro due delle pietre angolari del roster rossolano, cioè il capitano e regista Renato Quartuccio e il go-to guy, cioè Stefano Cernivani, giocatore da 18 punti a partita, che sono mancati nelle ultime 2 partite, complici vari acciacchi fisici. Per quanto riguarda Pavia, squadra al completo, la giornata di squalifica rimediata da Giulio Mascherpa è stata condonata, pagando la sanzione pecuniaria, quindi Baldiraghi potrà contare su tutti i suoi effettivi e se conosciamo abbastanza Mascherpa probabilmente ci sarà una prestazione del riscatto. Giulio ha promesso che non sbaglia mai 2 partite in fila e sicuramente il match disputato dal Bomber Pavese ad Oleggio è un match che ancora grida vendetta. Pavia ha perso di 4 con Mascherpa malinconicamente inchiodato a quota 0. È chiaro che se fosse arrivato quello che è il contributo normale, abituale del go-to-guy Pavese, probabilmente il tabellone avrebbe recitato un esito diverso. Poi ormai è chiaramente acqua passata, quindi squadre che guadagnano il centro del parquet. Baldiraghi va con i suoi pretoriani, quindi con Di Bella, Mascherpa, con Benedusi, Spatti e Crespi. Ora vediamo coach Domenico Bolignano cosa andrà a proporre. Tutto pronto, saremo come al solito affiancati nei commenti casalinghi dal collega Fabio Sacchi della provincia pavese, al quale diamo la buona serata. Buonasera a tutti. Ancora tutti radunati attorno a Bolignano, quindi vediamo le scelte. Nelle ultime partite appunto abbiamo sottolineato come il coach ospite è stato costretto a varare degli assetti emergenziali. Ora vediamo che si vanno a cambiare il numero 27 Panzieri, che giocherà da numero 4, il numero 3 Criconia, che giocherà in guardia, Brigato che giocherà nello spot di ala piccola, e vediamo gli ultimi 2 posti disponibili. Sembra che non vengano rischiati 2 infortunati di lusso, quindi spazio al numero 17 Ambrosetti, playmaker del 99, Vivaio Biella, che peraltro ha giocato molto bene in sostituzione di Quartuccio nelle ultime 2 esibizioni, e l'ultimo elemento del quintetto è ovviamente il centro titolare, quindi Mirko Gloria, centro del 95, 12 punti, quasi 13 a partita e 8 rimbalzi per lui, centro che fece una fatica pazzesca nel match di andata contro Andrea Iannilli, finì la partita a quota 0, malinconicamente uscito per falli con un paio di tecnici sul gruppone. Crespi che va a vincere la prima contesa, c'è un rumoroso gruppo di tifosi ospiti che prova a far sentire la propria voce. Ora
Buono il gioco a due tra Mascherpa che manda all'appoggio comodo Riccardo Crespi. Quindi primo vantaggio interno. Ambrosetti con palla in mano, va da Kevin Brigato, l'ex Omegna innesca con spazio Panzieri, corta però la soluzione del numero 4 ospite, però Benedusi che non controlla il rimbalzo difensivo e quindi è possesso addizionale per Borgosesia. Brigato mette palla per terra, ora c'è l'aiuto di Benedusi. Brigato costretto ad affidare un pallone complicato a Gioria che prova l'extra pass a premiare il taglio. Arriva la prima palla persa per gli ospiti, quindi comunque una buona presenza, un buon atteggiamento difensivo in questo incipit di gara per la truppa di Baldiraghi. Di Bella con palla in mano quando va ad esaurirsi il primo giro di orologio. Di Bella marcato da Brigato, quindi un accoppiamento difensivo particolare. Ora Mascherpa che mette in ritmo Spatti, corta la conclusione dell'ala bresciana, il balzo controllato da Ambrosetti. Borgosesia è una squadra che ama moltissimo il gioco perimetrale, una squadra che tira moltissimo da tre punti, quindi è fatalmente legata all'esito del tiro perimetrale nelle sue vittorie o sconfitte. Ora buon lavoro sul perno di Gloria che va a impattare. 8:42 da giocare in questo primo periodo, c'è il pareggio a quota 2. Benedusi con palla in mano va da Di Bella, mezzo di arrestarsi e tirare, invece poi lo scarico per Crespi sul quale c'è il tocco della difesa ospite, quindi rimessa in zona d'attacco per la Vinteras. Benedusi a innescare Di Bella, 10 secondi per chiudere il possesso, c'è il ricciolo di Mascherpa su cui esce bene il numero 17 ospite, la soluzione da due punti di Spatti, corta. Borgosesia con palla in mano, Brigato per Gloria, molto fuori Gloria, affida a Panzieri che si trova accoppiato difensivamente a Mascherpa. Panzieri va per la conclusione di mano sinistra e subisce il fallo, l'aiuto falloso di Alessandro Spatti, quindi saranno tiri liberi per il numero 27 in maglia nera lancio. Sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo Panzieri. ...0-2 per Panzieri, ma ancora una volta c'è il tocco a rimbalzo, è il secondo rimbalzo offensivo conquistato dagli ospiti che ora possono giocare un possesso addizionale. Ancora una volta identico il movimento sul perno, è andato ancora una volta a sinistra, Gloria ha realizzato, quindi 4 per lui e sono primo vantaggio esterno, 2 per chi attacca, 4 per chi si difende. La penetrazione di Di Bella che va al ferro, sbaglia l'appoggio, arbitri che non sanzionano un contatto che comunque poteva starci. Gloria aperto, ora va da Panzieri, il dentro fuori fa i due lunghi, circolazione perimetrale, Ambrosetti che si prende una soluzione al resto tiro sbagliata, Crespi che con qualche patema tocca il pallone che poi viene controllato da Benedusi che riesce a conquistare la rimessa. Finora Borgosesia è comunque andata con buona determinazione a rimbalzo d'attacco, sta creando qualche problema a Pavia. Mascherpa che esce dal blocco di Spatti con Ambrosetti che cerca di uscire simultaneamente al Gotugai Pavese, primo fallo per Ambrosetti. Rimessa dal fondo per Pavia, sempre Benedusi ad occuparsi delle operazioni. Si va da Crespi, il consegnato per Di Bella, Mascherpa che si muove lungo la linea di fondo, ora però Ambrosetti che taglia il blocco e va a anticipare. Buona difesa comunque di Ambrosetti sul bomber Pavese. Ora rimessa per la Vinteras con 11 secondi per completare il possesso. La ricezione di Giulio Mascherpa che ora prende il blocco di Crespi, si prende la tripla dallo step back, sbaglia. Rimbalzo controllato da Griconia. Ambrosetti, Pavia che è partita piuttosto contratta in attacco. Brigato che batte Mascherpa, si prende una soluzione a due punti, un airball controllato da Benedusi.
di Bella per Spatti, ottimo l'innesco per l'ala bresciana che mette il, dopo due errori mette il primo canestro, quindi sono parità a quota 4, 6.35 da giocare in questo primo periodo. Ora cediamo la linea al collega Fabio. Gladia che si avvicina ancora al canestro, segna il sesto punto della sua partita, ancora una difesa abbastanza passiva e permissiva di Crespi, e Pavia che è sotto 6-4, Mascherpa sfrutta il blocco in parte di Crespi, scarica Benedusi, ancora Mascherpa in angolo da solo ma sbaglia stranamente la conclusione, questo è il suo tiro, e Gladia che cattura un altro rimbalzo, questa volta difensivo, e Ambrosetti che può impostare il gioco. Brigato tenta di uscire dai blocchi, contrastato da Mascherpa, ancora Ambrosetti che aspetta il blocco di Gloria, lo sfrutta in questo momento, la palla a Cricovia, fuori per, anzi dentro per Gloria che si gioca ancora l'uno contro uno con Crespi, movimento abbastanza macchinoso e questa volta fa buona guardia il numero 10 di Pavia, e ancora il gioco a due fra Spatti e Rivella, fallo su Spatti, Spatti che avrebbe potuto tentare la conclusione per ottenere i due liberi. Ma comunque ottima la soluzione di Fabio Di Bella. Ora ci sarà un cambio, esce Crespi, nel frattempo secondo fallo di Ambrosetti, dicevamo esce Crespi, entra Fabio Del Vecchio, Crespi che non ha avuto un buon impatto in questa partita, quantomeno in fase difensiva. Ora Benedusi alla rimessa, non trova uno ricevitore che arriva in questo momento ed è Di Bella, blocco di Del Vecchio che però spinge e quindi fallo in attacco, primo fallo subito dopo 5 secondi in campo fondamentalmente. Ora Panzeri per Ambrosetti che può impostare una nuova azione, ancora Panzeri, blocco per Cricovia che esce a sua volta Brigato, sfrutta il blocco di Panzeri, sfida in uno contro uno Mascherpa e non riesce a realizzare, però appoggiandosi al tabellone, punteggio che rimane sul 6-4, e Di Bella che tenta il tiro da tre punti, non lo realizza, percentuali alquanto basse per Pavia che ha segnato solo 4 punti in 5 minuti di gioco. Ora Brigato per Gloria in punta, aspetta Ambrosetti che riceve in questo momento, sfrutta il blocco di Gloria e canestro e fallo, secondo fallo di Del Vecchio che dovrà essere cambiato dopo un minuto che è sul parquet. Rientra Crespi e entra anche Manuelli, esce Mascherpa che fino adesso non è riuscito ad incidere con uno 0 su 2 dall'arco, e Ambrosetti che avrà due tiri liberi a sua disposizione per aumentare il gap 8-4, e anzi un tiro libero 8-4 che può diventare 9-4, ed effettivamente è così. Ora primi cambi anche per Valsesia, entra Vercelli, esce proprio Ambrosetti, ricordiamo una squadra molto giovane quella di Borgosesia. Manuelli che imposta lui questa volta, supera adesso la metà campo offensiva, difensiva, Spatti per Di Bella isolato in punta, aspetta la doppia uscita, Benedusi riceve palla, tenta di sfruttare il blocco di Crespi e riesce a fargli arrivare un pallone complicato, Crespi che realizza i primi due punti della sua partita, 9-6, e un'altra azione per Brigato che sfrutta il blocco del numero 27 Panzeri che poi si apre per un tiro, un long two che non va a bersaglio, pesta la linea di fondo Vercelli e palla a Pavia. Ora Benedusi che si incarica di rimettere il pallone in campo, questa volta è Di Bella a portare la palla nella metà campo offensiva avversaria, nel frattempo si prepara Torgano sul cubo dei cambi, Manuelli aspetta il blocco di Spatti che arriva in questo momento, tenta di giocarsi l'uno contro uno, fallo abbastanza clamoroso del numero 27 Panzieri, e Manuelli che avrà due tiri liberi a sua disposizione, ma prima timeout chiamato da Borgosesia. Ecco, una Borgosesia che ha iniziato bene la partita soprattutto in fase difensiva, in fase offensiva ha sfruttato soprattutto Gloria, e quella caratteristica che dicevamo prima della
tiro da tre punti non l'abbiamo ancora effettivamente vista. Questo potrebbe essere un problema per Pavia. Sì, c'è da dire che rispetto all'assetto normale ovviamente Bolignano è costretto a snaturarsi, visto che un giocatore come Quartucci, un giocatore come Cernivani sono ancora per il momento ai box. Sappiamo che Cernivani è il principale riferimento offensivo, quindi sia un giocatore perimetrale capace poi anche di muoversi bene con le sue esecuzioni dopo il ricciolo offensivo, e Quartucci è comunque un playmaker estremamente ordinato, il classico metronomo che comunque non disdegna di prendersi soluzioni dal perimetro. Il problema più che altro è che Pavia, quindi Valsesia sta sfruttando sicuramente l'energia, la voglia dei suoi giovani che stanno difendendo bene, stanno tagliando sulle linee di passaggio. Pavia ha approcciato con qualche titubanza, ma Scherpa probabilmente non ha ancora superato del tutto la brutta partita di settimana scorsa, quindi è partito piuttosto freddo, tant'è che Baldiraghi è stato costretto già a cambiarlo dopo 4 minuti di gioco con dentro Emanuelli. Pavia soprattutto deve evitare di farsi prendere la mano, deve giocare, deve leggere con pazienza, andando comunque a sfruttare quando è in campo il tonnellaggio di Crespi. Emanuelli a cronometro fermo, ricuce 8-9, quindi 4 minuti da giocare in questo primo periodo. Andiamo Di Bella a marcare faccia a faccia Vercelli, quindi Gloria molto fuori, prova d'alto basso, Panzieri non controlla, quindi c'è il recupero per Pavia. Emanuelli con palla in mano prende il blocco di Crespi, si prende una soluzione dai mezzo angolo sbagliandola, rimbalzo controllato da Criconia che si fa tutto il campo, marcato da Benedusi. Gloria accoppiato difensivamente a Torgano, c'è il fallo di Marco Torgano sulla partenza del lungo in maglia numero 10 ospite. Ora cambio anche in cabina di regia, fuori Di Bella, dentro Filippo Fazioli. Sulla rimessa ospite c'è il solito passaggio a zona 2-3 che poi va a seguire in individuale. Fazioli contro Vercelli, palla nelle mani di Criconia che prova ad andare da Gloria con mismatch, il tentativo di passaggio skip che viene intercettato da Crespi, quindi c'è il recupero. Terza palla persa per Borgossesi, ora Benedusi che può attaccare il ferro. Cambio di mano e sorpasso interno, quindi 19, 2.49 da giocare con il primo del campo per l'ala di Pietra Ligure. Pavia che parte sempre in schieramento a zona fronte pari. Penetrazione, buon lavoro di Vercelli che va fino in fondo e scarica un pallone al bacio per Gloria che va a realizzare. 8 punti per Gloria sugli 11 fatturati dagli ospiti. Benedusi con palla in mano prende il blocco di Torgano che poi va a prendere posizione sulle tacche. Emanuelli che lavora in palleggio, fuori da Fazioli che sarà costretto a forzare da 3 punti, va il playmaker trevigiano, sbaglia. 0-4 per Pavia dalla lunga distanza. Un punto di vantaggio per gli ospiti. Criconia controlla un pallone complicato, va da Mirko Gloria che si gioca l'uno contro uno, va come al solito sempre a sinistra e con l'identico movimento è andato a realizzare 10 punti, quindi primo giocatore in doppia cifra. 3 di vantaggio per gli ospiti, 10 per chi attacca, 13 per chi si difende. Pavia che sta facendo molta fatica in attacco, Benedusi che è costretto a forzare, trova un contatto. Baldiraghi che rimprovera furiosamente Crespi, reo di non aver settato adeguatamente il blocco. Cambio per le file ospiti, dentro il numero 8 Dessì, fuori Panzieri. Benedusi che a cronometro fermo prova a ricucire dopo un attacco in cui Pavia ha fatto fatica.
con l'ausilio del ferro va a bersaglio nella prima esibizione a cronometro fermo Nicolò Benedusi, 3 per lui, 2 su 2 per Benedusi, quindi arriva a quota 4, un punto da recuperare per Pavia, 12 per chi si difende, 13 per chi attacca, 1.31, quindi primo quarto a punteggio davvero molto molto modesto. Ora Brigato mette palla per terra, attacca Manuelli, va fino in fondo e va a realizzare, sicuramente più esplosivo Brigato rispetto a Manuelli. Ancora un possesso di margine per gli ospiti. Mazzioli con palla in mano, Manuelli che esce dai blocchi, prende il blocco di Crespi, torna fuori da Torgano che mette palla per terra, c'è la buona difesa di Vercelli. Pavia che ha costruito poco con 5 secondi, Manuelli che si butta dentro, costretto a forzare, Crespi che va per il tap in, sbaglia. Ancora una volta la buona difesa degli ospiti ha pagato, Pavia è stata costretta a forzare sullo scadere dei 24 secondi, poi brutto errore di Crespi che non è riuscito a convertire. Ora Vercelli con palla in mano e arriva la quarta palla persa degli ospiti. Cambio per Pavia, ultimi 41 secondi, dentro Mascherpa per Manuelli. Pavia che ancora non è riuscita a trovare mai fluidità. Ora vediamo se Mascherpa dopo la sosta in panchina riuscirà a dare la scossa all'attacco pavese. Mascherpa con palla in mano, c'è il cambio difensivo, lo scarico di Mascherpa per Benedusi che si butta dentro, poi riapre per Mascherpa, aperto in angolo, sbaglia, ancora una tripla assolutamente comoda, c'è però il buon rimbalzo di Crespi che va in avvicinamento a mettere il semigancio, quindi sesto punto per Riccardo Crespi. E Pavia di Riffa o di Raffa riesce a rimanere vicina pur continuando a tirare con percentuali largamente insufficienti. Criconia che va per il tiro di Dessì, che tira una mattonata, e il primo quarto che si chiude così con un punto da recuperare per Pavia, 14 per la Vinteras, 15 per la Jessi Valsesia. Primo quarto davvero molto molto difficile per Pavia. Adesso andiamo a dare un'occhiata alle cifre. Pavia che sta viaggiando con il 50% da due punti, 5-10, soprattutto con 0-5 in arco. Borgosesia invece viaggia con un 7-13 da due punti, 0-1 da tre. Quindi, come aveva giustamente sottolineato il collega Sacchi, c'è un bilanciamento offensivo assolutamente inedito per gli ospiti, abituati appunto a essere molto perimetrali. Invece oggi si è cercato di andare molto a sfruttare l'uno contro uno di Mirko Gloria, marcato da Crespi, che in effetti ha concesso qualcosa di troppo in difesa. Gloria ha praticamente fatto canestro sempre lavorando nello stesso modo, con lo stesso tipo di giocata sul piede perno. Fabio, secondo Pavia che si porta probabilmente dietro qualche scoria della sconfitta con Oleggio, in un momento in cui sicuramente non è al top della condizione fisica. Vabbè, sicuramente la condizione mentale oltre che la condizione fisica ha influito su questo inizio di gara. Pavia forse sembra avere quasi paura a tentare di trovare soluzioni offensive buone, ma soprattutto la fluidità offensiva non è stata ottima. Anzi, per la verità ha fatto fatica in quasi tutte le azioni di questo inizio di gara. I 14 punti segnati sono sicuramente un indizio importante. C'è da dire anche che gli ospiti sono riusciti ad attuare un'ottima difesa, una difesa coriacea, e in attacco sono riusciti a trovare ottimamente Gloria, che ha avuto un inizio di gara potremmo dire inaspettato, nonostante comunque le sue cifre, le sue medie stagionali dicano 12 punti di media e 8,5 rimbalzi a partita. Ovviamente Pavia non è riuscita a trovare soluzioni da oltre l'arco, e questa è sicuramente una chiave di volta, potrebbe essere una chiave di volta di questa gara. In particolare Mascherpa è 0 su 3 e sicuramente non è riuscito a trovare quella fiducia che sta cercando. Ora è tutto pronto per la ripresa del match. Criconia si incarica della rimessa, subito per Gloria, ancora scambio tra i due, Criconia che prova il tiro da tre punti ma falla in attacco di Gloria. Ecco, un'altra chiave tattica potrebbe essere caricare di falli Gloria, visto che appunto ha avuto un ottimo inizio,
e visto che i difensori pavesi a turno del Vecchio, Torgano e Crespi non sono riusciti a marcarlo. Ora Torgano che si incarica di rimettere la palla in campo, pressione per Jesse Valsesi, ha battuta molto facilmente, ora Fazioli ad impostare un'azione, Benedusi in punta a Torgano, fuori per Crespi. Ecco, potrebbe essere questa una delle azioni più fluide di Pavia, ma Scherpa che prova l'azione personale, scarico per Fazioli che sbaglia la tripla, stesso angolo in cui aveva punito nella gara di andata. Ora Fazioli che difende sul numero 11 Vercelli, che ha dimostrato buona personalità a dispetto dell'età, ricordiamo che è un classe 99. Ora Crespi a rimbalzo molto forte, questa volta buon taglio fuori su Gloria, e Mascherpa ancora marcato da Brigato, aspetta il blocco, anzi per la verità non sfrutta il blocco, passo rallentato e canestro, si sblocca Giulio Mascherpa, sorpasso dei padroni di casa, 16-15. Ora Valsesia sta facendo un po' più di fatica, soprattutto in fase offensiva. Gloria che prova una soluzione estemporanea, ancora va a bersaglio, e sono 10 punti di Gloria sui 17 di squadra, 12-12 scusate. Ora Mascherpa ancora sul blocco di Crespi, fallo in attacco discutibile, però effettivamente Crespi si è mosso, e allora arriva subito il cambio, entra Spatti, dall'altra parte entra anche il numero 5 Cernivani. Ecco l'ingresso in campo di Cernivani che aspettavamo, e vediamo cosa potrà dare ai suoi, e vediamo come sta anche la sua mano. Ora Cricogna ancora ad impostare un'azione, Brigato aspetta il taglio del numero 19 Pisoni, è entrato anche lui, eccolo qui Cernivani. Cernivani sfrutta il blocco di Pisoni, fuori per il numero 8 Dessì, e soluzione che finisce con un airball per Valsesia, e contropiede primario per Pavia con Fazioli che realizza di mano sinistra, si appoggia al tabellone e sono 18-17 dopo 2 minuti di gioco del secondo periodo. Ancora Cricogna che aspetta l'uscita di Cernivani, Cernivani che attacca subito e batte Benedusi, ma ottima difesa di Fazioli che intercetta palla, rimessa però ancora per Jesse Valsesia, e tifosi di Pavia che finalmente entrano anche loro in gara, rimessa per Valsesia con 11 secondi per concludere l'azione, se ne incarica Cricogna, fuori per Pisoni, ancora per Brigato che aspetta il taglio dello stesso Pisoni che si muove sul perno, non riesce a realizzare, ma scarica per Dessì che sbaglia dall'arco. Ancora mani molto fredde da oltre l'arco sia per Pavia sia per Valsesia. Ora Mascherpa attacca e realizza, 4 punti della sua partita, sembra aver trovato Paolo un po' di fiducia che serve sicuramente a lui, ma serve anche a tutta la squadra, perché quando Mascherpa è in versione MVP ovviamente Pavia ne beneficia. Sì, Giulio è un giocatore fondamentale per questa squadra, sappiamo, un giocatore che ha leggermente abbassato la sua media punti, attualmente assestata attorno ai 15,5 a partita, ma chiaro che è uno dei primi realizzatori del campionato, quindi serviva a prendere confidenza, l'ha presa andando 2 volte al ferro e poi smazzando un assist per il contropiede di Fazioli. Ora è chiaro che Pavia sta anche provando a difendere con maggiore intensità, agente speciale Benedusi è stato riproposto sul temutissimo Cernivani che ora scaglia da 9 metri una sassata sullo scadere dei 24, un possesso di vantaggio per Pavia. Giulio che va ancora al ferro, va a sbagliare, arbitri che non premiano il contatto, la tripla aperta che Brigato manda cortissima, rimbalzo controllato da Mascherpa. Mascherpa con palla in mano, va da Benedusi che prende il blocco di Spatti, Benedusi attacca, scarica per Torgano, piedi per terra per l'ala di Segrate che sbaglia anche lui da 3 punti. Pavia sta assolutamente massacrando i ferri dai 6-75. 0-7 il totale di squadra per i ragazzi di Pat Baldiraghi. Ora Benedusi contro Cricogna, il cambio difensivo, c'è il
pallone per il numero 19 Pisoni che sbaglia da due punti. Ora sulla palla vagante c'è il fallo fischiato a Cernivani, sembrerebbe, che poi però subisce fallo fischiato a Mascherpa, scusate, Cernivani che ha subito un fallo, ha subito un colpo, scusate. Molto dolorante alla mano sinistra infortunata. Molto dolorante, raggiunge i compagni, ora vedremo se riuscirà a proseguire. Indossa un vistoso tutore. Scusate, 8 su 21 per Pavia dal campo, percentuali davvero insufficienti e francamente poco abituali sul parquet di casa con tutti i riferimenti del caso. 6-2 il parziale di questo secondo periodo, per Pavia ovviamente è necessario aprire la scatola dall'arco. Finora 0-1 per Spatti, 0-2 per Mascherpa, 0-2 per Fazioli, 0-1 anche per Di Bella e per Marco Torgano. Squadre che tornano sul parquet, Cernivani dolorante che rimane seduto in panchina. Al suo posto Polignano propone il numero 30 Orobagna, che va a occuparsi della rimessa in zona d'attacco. Un possesso da recuperare per Borgosesia, palla nelle mani di Dessì, hand off con Brigato, Benedusi che va a negare la ricezione di Greconia, 6 secondi per tirare, Brigato, difesa di Mascherpa, c'è il tiro forzato e sbagliato dall'ex giocatore di Omegna, Spatti che controlla il rimbalzo, Pavia che può spingere, Mascherpa che va al ferro e prende il contatto falloso. Fallo fischiato al numero 19, Pisoni. Primo fallo per Pisoni, saranno due tiri liberi per Giulio Mascherpa. Finalmente si tira dopo un prolungato tête-à-tête fra signor in grigio e coach ospite Bolignano, che ripropone sul cubo di cambi Mirko Gloria e Panzieri, quindi torna con i due lunghi con i quali ha approcciato questo match. Mascherpa intanto perfeziona il percorso netto in lunetta, quindi sono 5 di vantaggio per Pavia, sono 6 per Mascherpa, 22-17 dice il tabellone in via Treves, quindi doppio cambio che arriva in questo momento, quindi torna sul parquet Mirko Gloria. Insieme con Alessandro Panzieri. Criconia che va a superare la metà campo con Benedosi che prova ad andare aggressivo sul numero 3 ospite. Palla nelle mani di Brigato. Gloria cerca l'end-off con Orobagna, su di lui c'è la difesa aggressiva di Fazioli. Orobagna che ora va a penetrare fino in fondo, affida il pallone a Brigato, però c'è un evidente infrazione di passi sulla buona difesa pavese. Al confine tra l'infrazione di passi e lo sfondamento è stata scelta dai signori toscani di sanzionare la violazione di passi, quindi palla persa per la truppa ospite, palla persa numero 6 e Pavia con 5 di vantaggio che può cercare di allargare la forbice. Mascherpa che riceve, marcato da Panzieri, Spatti che va a piazzare il blocco, Mascherpa che lavora in palleggio, affida Alessandro Spatti, il consegnato per Torgano che spara da 3 punti, palla che entra ed esce, davvero sfortunato in questo caso l'esterno di Segrate. Pavia che è andata vicina a sbloccarsi, deve rimandare l'appuntamento con per gridare al gol dall'arco dei 6.75. Criconia per Orobagna che parte in palleggio su Di Bella, lo batte
corta però la conclusione del numero 20 ospite. Pavia comunque riuscita a difendere con maggiore intensità in questo secondo periodo. Di Bella che chiude il palleggio, fida palla a Spatti, classico tiro per l'ala di Gavardo che sbaglia, c'è però ottimo lavoro a rimbalzo d'attacco di Marco Torgano che va a subire il contatto falloso del numero 27 Dessì. Scusate, Panzieri. Quindi torna sul parquet Ambrosetti, fuori brigato. Quindi rimessa in zona d'attacco, possesso addizionare per la banda Baldiraghi. Di Bella che va a premiare il taglio di Spatti, perso dalla difesa ospite, quindi assist di Capitan Debo e Spatti facile al bersaglio. 4 per Spatti, 24-17 il tabellone, quindi il parziale aperto in questo è 8-2 in questo secondo periodo. Orobagni da 3 punti, messo in ritmo da Gloria, piedi per terra, va a realizzare quindi prima tripla del match, visto che anche gli ospiti erano inchiodati a 0-4, quindi prima tripla della partita, messa a segno dal numero 20 ospite che ora contrasta probabilmente con in maniera fallosa Mascherpa, arbitri che fanno finta di non vedere, quindi palla persa da Pavia, 24-19, quindi 5 da recuperare per gli ospiti. Ora l'intercetto di Di Bella che va a fine fondo e va a realizzare, 7 di vantaggio per Pavia. Partenza come sempre a zona fronte pari, palla nelle mani di Criconia che va da Gloria che si prende il tiro in angolo sbagliando non di poco la misura. Fazioli che spinge la transizione, va fino in fondo con il cost to cost, 28-19, quindi Fazioli che va ad allargare al massimo la forbice, sono 9 di vantaggio per Pavia che chiudendo bene in difesa ha poi avuto la possibilità anche di giocare queste situazioni in campo aperto. Sul movimento di Gloria c'è il fallo speso da Di Bella e ora noi torniamo da Fabio. Anche in quest'ultima azione si sono viste le pessime spazzature di Borgosesia che adesso non riesce più a trovare fluidità offensiva e poi soprattutto ha concesso 2 o 3 contropiedi primari a Pavia. 28-19 con 3 minuti che mancano in questo secondo quarto. Ora Ambrosetti fuori per Panzeri che ci prova a 3 punti, altra mattonata e percentuali che continuano a rimanere bassissime. Ricordiamo che Borgosesia riesce solitamente a avere un'ottima percentuale da 3 punti nelle partite vinte. Ora Di Bella stoppato proprio da Panzeri e Criconia può impostare, anzi Ambrosetti può impostare una nuova azione offensiva. Ancora la 2-3 di Pavia, ora Fazioli che insegue Orobagna, ancora Orobagna che riesce a penetrare ma sbaglia il tiro e Fazioli ancora in progressione offensiva, fuori per Torgano in transizione, tripla di Torgano, la prima di questa gara di Pavia, 31-19, forbice che come diceva Paolo continua ad allargarsi. E ora Ambrosetti difeso da Mascherpa, fuori per Panzieri, ancora Urobagna, circolazione perimetrale, Gloria ancora un tiro senza senso che realizza ma in realtà non aveva assolutamente senso questo tiro. E Mascherpa ancora in transizione, seconda tripla consecutiva di Pavia, Mascherpa abbandonato sul perimetro e finalmente riesce a punire. Ancora Ambrosetti, palla toccata da Di Bella, Ambrosetti però spezza il raddoppio e realizza, 34-23, più 11 per Pavia. Ora ancora Mascherpa che sfrutta il blocco di Spatti, non riesce a fargli arrivare il pallone. Ambrosetti ancora per il contropiede primario e realizzazione di Panzieri, 2 punti che sono ossigeno per la Jesse Valsesia e Criconia che si è apparentemente fatto male, infatti l'arbitro ferma il match.
probabilmente problema o al ginocchio o alla caviglia. Match che si ferma con un minuto ancora da giocare in questo quarto e triplo cambio per il coach ospite bolignano. Doppio cambio invece per Baldiraghi, esce un super positivo Fazzioli, esce anche Spatti, rientrano Benedusi e Crespi. Dall'altra parte rientra il numero 11 Vercelli, rimane ovviamente in campo Gloria, che sicuramente è stato il fattore numero 1 per Valsesia, che rimane attaccata alla partita con le unghie e con i denti. Si smarca Di Bella che riceve palla e attacca subito fuori per Mascherpa, seconda tripla aperta per lui e seconda realizzazione. Ormai si è effettivamente sbloccato, come diceva Paolo prima, l'importante era questo per Pavia. E ora ancora Vercelli che sfrutta il blocco di Gloria. Di Bella, ottima difesa. Urobagna riceve palla, ancora fuori per De Sì, c'è colazione ancora una volta perimetrale. Vercelli che non realizza perché il fallo di Di Bella è prima del tiro. 37 a 25 per Pavia, 30 secondi che mancano alla chiusura di questo quarto, primo fallo di Di Bella e due tiri liberi per il numero 11 in maglia borgosese, Vercelli, che ricordiamo essere un classe 2000, quindi grande personalità per lui. Primo tiro libero che non va a bersaglio. Secondo tiro a cronometro fermo che questa volta invece realizza, 37 a 26. E allora Di Bella, marcato proprio da Vercelli, che tenta di mettere un po' di pressione al capitano pavese. Pressione battuta agevolmente, ora Benedusi che aspetta l'uscita di Torgano, che non spara da tre punti, la cede a Crespi che attacca in uno contro uno. Ottima soluzione di Crespi che non trova il gioco da tre punti, ma finalmente una soluzione in post basso di Crespi che deve sicuramente sfruttare il suo tonnellaggio per tentare di caricare di falli quello che è il miglior realizzatore della partita e anche di Borgosesia, Gloria, che giunge così al suo secondo fallo, in bonus anche gli ospiti. Crespi che realizza il primo tiro libero, mano molto educata, settimo punto per lui. 37 a 26, 38 a 26, che diventa 39 a 26, 8 punti per lui e cambio per gli ospiti. Rientra Ambrosetti per tentare in questi 12 secondi di impostare una buona azione offensiva, visto che negli ultimi tentativi non sono andati a buon fine. Blocco di De Sì, fondamentalmente semi transizione. Ancora la palla recuperata da Torgano che prova un tiro da centrocampo che non va a bersaglio, ma ottima difesa di Pavia. 39-26, ottima reazione di Pavia, soprattutto di Giulio Mascherpa. Sì, reazione di squadra, perché comunque si parte sempre dalla metà campo difensiva e Pavia ha concesso 11 punti in questo secondo periodo a Borgosesia. Poi in attacco chiaramente i nostri fromboliere hanno preso fiducia, finalmente dopo credo 0-8 consecutivo, sono state due triple in fila di Torgano prima, di Mascherpa dopo. Mascherpa ha preso fiducia, sono 12 punti per lui tutti in questo secondo periodo, ma diciamo che la squadra ha avuto comunque buon impatto, è stato buon impatto da Fazzioli, come sempre importante per il cambio di marcia difensivo l'apporto di Nicolò Benedusi, quindi diciamo che il 39-26 dell'intervallo è nella logica delle cose. Piuttosto anomalo erano le titubanze pavesi nel primo quarto, quindi andando a riepilogare i punteggi individuali poi andremo a chiudere. Per Pavia sono 3 di Torgano, 2 di Di Bella, 8 di Crespi, 12 di Mascherpa, 4 di Benedusi, 4 per Spatti, 2 di Manuelli, 4 di Fazzioli. Per quanto riguarda invece Borgosesia sono 2 di Brigato, 2 di Urobagna, 14 di Gloria, 5 di Ambrosetti, 1 di Vercelli, 2 di Panzieri. Ribadendo il parziale a metà gara, 39 a 26 per la vinta da Pavia sulla Jessi Borgosesia Valsesia. Diamo appuntamento alla ripresa delle ostilità. Di nuovo in collegamento dalla Palaravizza, intervallo col tabellone di Via Treves che recita
Vinter a Spavia avanti 39-26, quindi 13 di margine per la banda Baldiraghi, pronta a riguadagnare il centro del campo. Vediamo con Di Bella, con Mascherpa, con Benedusi, con Crespi e presumibilmente anche con Spatti, quindi viene riproposto esattamente il copia e incolla dello start in five con cui si è partiti. Bolignano che prolunga ancora per qualche secondo il conciliabolo con i suoi ragazzi. Valsesia che, al netto degli infortuni che sono ovviamente molto pesanti perché su un roster comunque con parecchi baby, due giocatori come Quartuccio e Cernivani sono ovviamente dei riferimenti sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista della leadership emotiva del gruppo. Quindi nel primo quarto, probabilmente senza grandi pensieri, Valsesia ha cercato di difendere forte, ha sporcato parecchio le trame offensive pavesi e si è molto appoggiata su Gloria senza peraltro avere moltissime altre alternative. Nel secondo quarto, quando Pavia è riuscita a chiudere meglio l'area, le alternative in attacco sono davvero rimaste molto molto poche. Il fatturato si è ridotto a 11 miseri punticini e Pavia che nel frattempo si è sbloccata, poi trovato sul finire del secondo quarto anche il bersaglio grosso, quindi colpendo da tre punti a ripetizione. Pavia ha allungato appunto, adesso ha comunque un margine di discreta tranquillità dal quale ripartire per cercare di archiviare la vittoria che riporterebbe il record dei pavesi al 50%, quindi con 13 sconfitte e 13 vittorie. Ancora però c'è tutto il secondo tempo da giocare, ora c'è l'intercetto di piede di Ambrosetti sul tentativo di innesco di Bella per Mascherpa. Mascherpa con palla in mano per Capitan Dibo che va da Mascherpa, marcato da Brigato che si stampa sul blocco, l'innesco di Mascherpa per Benedusi che poi restituisce un pallone complicato che Mascherpa non riesce a controllare, arriva la prima palla persa per l'attacco pavese in questo incipit di secondo tempo. Quattro le palle perse per i ragazzi pavesi, ora arriva una invece la nona palla persa per Borgosesia con il recupero di Bella, palla persa del 99 Ambrosetti. Spatti che in angolo da Mascherpa che va al ferro, scarica per la tripla, piedi per terra di Capitan Di Bella che va a realizzare, poi alza il pugno. Quindi primi tre punti in questo secondo tempo per Pavia che allunga 42-26 con la prima soluzione pesante mandata a bersaglio dal giocatore del 1978. Arriva in rapida sequenza anche la seconda palla persa per Valsesia, quindi le palle perse che lievitano, andiamo in doppia cifra per i ragazzi di Bolignano che in effetti è parecchio accigliato in panca. Ambrosetti a marcare faccia a faccia, a cercare di mettere pressione a Capitan Di Bella. Mascherpa che attacca Brigato, lo batte, va a prendersi un viaggio comodo al ferro e sono 14 per Mascherpa che appunto dopo un primo quarto in cui è partito in folle poi ha trovato le classiche giocate del suo repertorio. Ora, a proposito di giocate, davvero rocambolesca la percussione di Ambrosetti, comunque viene premiato dal canestro, quindi dopo il 5-0 iniziale Borgosesia va a fatturare i primi punti di questa ripresa. Ora la palla persa di Nicolò Benedusi che consente a Valsesia di tornare a riproporsi in attacco. La percussione salta un giro difensivo in casa Omnia e Brigato va comodamente ad appoggiare al cristallo. 44-30, 14 di vantaggio per la Vinteras. Crespi che va a bloccare per Mascherpa, il cambio difensivo, Mascherpa che ribalta al lato per Benedusi. Benedusi che torna Di Bella, 5 secondi, Di Bella sarà costretto a forzare, trova invece una ottima smazzata per Riccardo Crespi. Di Bella che finta il tiro a tre punti, poi invece va con l'innesco interno, sono due comodi per Crespi che va a quota 8. Da tre punti realizza Ambrosetti, quindi 5 per il ragazzo del 99.
che davvero non difetta in personalità. 13 di margine per Pavia. Pedosi che riceve, torna da Mascherpa, Scherpa che lavora dal palleggio, ribalta per Benedosi che va per l'innesco interno a Crespi, Crespi in avvicinamento, prende il centro dell'area e va con la morbida soluzione in semigancio. Sono 12 per Riccardo Crespi, 5 su 6 dal campo. Crespi che dopo un inizio troppo distratto, soprattutto in difesa, ha pian piano guadagnato in solidità, in efficacia, in attacco. 6.53 da giocare in questo terzo periodo, 48-33 c'è il terzo fallo per Alessandro Spatti. Badiraghi per il momento mantiene il lungo di Gavardo sul parquet. La ricezione di Gloria lontano dal canestro, c'è un contatto lontano dalla palla, c'è un fallo fischiato a Nicolò Benedosi sul taglio di Kevin Brigato. Rimessa in zona d'attacco per Borgosesia, Brigato con palla in mano, torna da Ambrosetti, in angolo per Criconi, aperto sul perimetro, morbida la soluzione dalla lunga distanza per Martino Criconia e Borgosesia che torna a meno 12, 48-36, via che va in attacco con Di Bella che lavora in palleggio, va da Crespi che controlla e sbaglia una soluzione non particolarmente complicata. Borgosesia che ha il possesso per tornare vicino, ancora la tripla di Criconia, la difesa di casa esce con colpevole ritardo e con questi 6 in fila di Martino Criconia, giocatore di classe 98, torna a meno 9, quindi sotto la decina di gap. Benedosi che lavora in palleggio, si prende una soluzione dei due punti, la sbaglia, rimbalzo di Brigato e ora fallo di Criconia, storie tese fra lui e Benedosi a metà campo. Bolignano che non si capacita della valutazione arbitrale. È stato un tamponamento a metà campo fra i due giocatori. Criconia che viene rimproverato per il tuffo precedente. Baldiraghi che ha pronto un cambio, sarebbe Torgano per Alessandro Spatti. E noi andiamo da Fabio. Esce come detto Spatti che era a rischio quarto fallo, entra Torgano, sicuramente positivo nel secondo quarto, un po' come tutta la squadra. Ora Di Bella aspetta l'uscita di Mascherpa che aspetta a sua volta l'uscita di Torgano, proprio Torgano riceve, Crespi, Mascherpa ancora, blocco di Crespi, Mascherpa prova un tiro improbabile che non va a bersaglio, anzi è una mattonata, allora Criconia può impostare una nuova azione offensiva. Ambrosetti esce, blocco di Gloria che riceve, che sbaglia anche da sotto due volte. Crespi però non riesce a controllare il rimbalzo e allora palla ancora con una rimessa da fondo alla Jesse Valsesi, ai time out di coach Pat Baldiraghi. Una Winterlas che ora sta facendo molta fatica specialmente a contenere gli avversari, anche perché le ultime difese sono state passive. E Criconia in particolare ha potuto mettere due bombe da sostanzialmente quasi senza marcatura dei padroni di casa, due bombe che sono valse il meno 9. Valsesia che ha accorciato notevolmente il divario e che ora potrà provare a ricucirlo totalmente. Pavia che dovrà essere brava a rimanere concentrata nel match e soprattutto essere brava a contenere proprio le soluzioni offensive degli ospiti. Ospiti che viaggiano di media al 34% da tre punti in campionato, ma abbiamo anche sottolineato come nel momento in cui sono arrivate delle vittorie, alle vittorie sono corrisposte percentuali ben oltre il 34% da tre punti.
al contrario, quando sono arrivate sconfitte sono corrisposte percentuali da oltre l'arco alquanto basse, attorno al 25%. Ora rimessa di Criconia e Valsesia, che appunto può accorciare nel punteggio. Gloria riceve, fuori per Panzieri, palla sotto ancora per Gloria, che però viene scippato da dietro da Di Bella. Di Bella che ora aspetta proprio il blocco di Crespi in transizione, scarico a Torgano, blocco a sua volta per Mascherpa, ottima circolazione di palla per Pavia che ritrova Di Bella. Di Bella attacca e prova anche lui un tiro abbastanza improbabile, due soluzioni forzate, una precedentemente in precedenza di Mascherpa e una ora di Bella. Gloria in punta, fallo di Mascherpa proprio su Brigato. Secondo fallo di Mascherpa, che verrà cambiato da Manuelli. Prima era stato cambiato dopo 4 minuti nel primo quarto, ora dopo 5 minuti di gioco. Mascherpa sembra che voglia conservarsi quasi per il finale. Ora Ambrosetti marcato da Di Bella, che in realtà in difesa sta facendo un ottimo lavoro. Brigato sfrutta il blocco di Panzieri, che riceve sotto canestro contro Manuelli dopo il cambio, semigancio e realizzazione. 48-41 e meno 7, ora la forbice continua a diminuire, il gap continua a diminuire. Torgano attacca, ancora soluzione un po' forzata, sbaglia anche Torgano e ora Pavia non riesce più a trovare la via del canestro. Criconia sul meno 7 ad impostare, con 4 minuti che mancano alla fine di questo terzo periodo. Gloria fuori per la tripla che non va a bersaglio di Ambrosetti, avrebbe potuto accorciare addirittura a meno 4. Ora Di Bella imposta con calma per Pavia, uscita di Benedusi, uscita a sua volta anche di Manuelli, trovato ora da Benedusi, aspetta il blocco di Crespi, blocco che non arriva, Manuelli riesce ad attaccare lo stesso, Torgano palleggia il resto tiro, non va a bersaglio ma lotta come un elone e recupera la sfera da 3 punti. Questa è un po' una follia di Torgano, che avrebbe potuto rimpostare l'azione di gioco ma voleva assolutamente rifarsi dopo il tiro sbagliato. E ora ancora Valsesia, che può impostare una nuova azione. 48-41 sempre per Pavia. Ambrosetti si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva avversaria. Brigato attacca di prima mano Manuelli, non riesce a trovare il fondo della retina. Manuelli che porta la palla nella metà campo offensiva avversaria, non arriva il blocco di Crespi, palla che arriva a Torgano. Di Bella che quasi perde il pallone, blocco ancora di Torgano, doppio blocco, questa volta blocco di Crespi, brutto pallone di Di Bella che ora non sembra essere lucido come tutto Pavia. Brigato sotto per Gloria, marcato da Benedusi, e fallo di Benedusi stesso. Paolo, ora Pavia sta facendo abbastanza fatica non solo in fase difensiva, perché Valsesia ha avuto ottimi tiri, ottime conclusioni soprattutto da oltre l'arco, ma sta facendo molta fatica in attacco soprattutto a livello di scelte. Sì, Baldiraghi adesso ha cambiato Di Bella, che era evidentemente affaticato con Fazioli. Pavia ha forzato, abbiamo contato almeno 4 forzature in fila e Borgosesia ne ha approfittato tornando pienamente dentro alla partita. Pavia deve mantenere la calma, non ha senso forzare soluzioni, c'è ancora molto da giocare. Pavia deve vincere perché ha sicuramente migliore cifra tecnica rispetto agli ospiti e quindi deve non perdersi in forzature, in letture approssimative. Ora Manuelli che va al ferro, prende la stoppata di Gloria con 1 secondo per chiudere il possesso, quindi ancora una volta altro attacco sicuramente non è stato sviluppato al meglio. Ora torna Spatti per Crespi, che dopo un paio di buoni movimenti, un po' di soluzioni sul pick and roll, ora è andato un po' in fatica, quindi ha bisogno di riposo. Dentro Spatti, giocatore più dinamico anche nelle rollate a canestro. La tripla al volo di Torgano che non va, ma era scaduto il cronometro dei 24 secondi.
quindi ancora con 7 di vantaggio, 2.37 per arrivare al minuto 30. Pavia che nuovamente sembrava aver dato la spallata giusta in avvio di terzo periodo, invece poi si è un po' impigrita in difesa. Ora sull'uscita dal blocco c'è un colpo in faccia per Nicola Benedusi, arbitri che fermano il gioco. Torna sul parquet Giulio Mascherpa, va a accomodarsi Nicola Benedusi, probabilmente ha un taglio in bocca. Colloquio tra Baldiraghi e gli arbitri, colloquio estremamente pacato. Pavia non deve innervosirsi, ma niente da guadagnare a portare il match dentro i canoni della rumba. Rimessa di zona d'attacco per Brigato, riceve Ambrosetti fuori dai blocchi Griconia, marcato da Fazioli, si va da Gloria, si gioca l'uno contro uno sulle tacche, marcato da Spatti, va a destra, Spatti commette il quarto fallo. Torna sul parquet Riccardo Crespi, saranno due tiri liberi per Mirko Gloria. Quarto fallo di Spatti, entra Crespi. Due tiri liberi per Gloria, fermo a quota 14. Dieci di questi 14 realizzati nel primo quarto, poi è stato piuttosto limitato. Gloria fa 2 su 2 e sono 48-43, sono 5 di margine per Pavia. Parziale che dice 9-17 in questo terzo periodo a vantaggio degli ospiti, che appunto erano sull'orlo del precipizio e sono rientrati nel match. Ora buona la finta di Mascherpa, che prende il linea di fondo e contatto falloso di Brigato. Terzo fallo di squadra per gli ospiti, Pavia che invece è in bonus. Ultimi due giri di orologio, Pavia che deve tornare a fatturare in attacco per evitare patemi nel quarto periodo. Rimessa di Manuelli per Pippo Fazioli, 3 secondi per chiudere il possesso, l'uscita dai blocchi di Mascherpa che riceve in questo momento, prende il blocco di Torgano, si spazia, prende la tripla che sbaglia, Crespi che non riesce a mantenere vivo, lamenta una trattenuta. Arriva un altro errore dalla lunga distanza per Pavia, che sta viaggiando 4-14 dall'arco dei 6.75 e soprattutto Borgo Sesia che torna in attacco con 5 lunghezze da recuperare, quindi match assolutamente riaperto e quindi prevedibile sofferenza anche nel quarto periodo per la Vinteras. Brigato, al quale che viene sfidato al tiro a 3 punti, e Brigato mette il canestro pesante, sono 2 di margine per Pavia. Tutto da rifare per la Vinteras, che si è letteralmente seduta, uscita di partita. Palla nelle mani di Mascherpa che dovrà inventare. Giulio che va fino in fondo e trova una grande slalom, sbloccando Pavia che tocca quota 50 e torna a 4 di vantaggio con un minuto da giocare. 16 per Mascherpa, tripla di Ambrosetti che va a realizzare. Ora Borgosesi assolutamente in gas e in piena fiducia. Meno uno per gli ospiti. Il consegnato di Torgano per Fazioli, 48 secondi da giocare. Fazioli che lavora in palleggio, si prende una soluzione a 2 punti, la sbaglia. Gloria che controlla il rimbalzo ma poi calpesta la linea di fondo. Quindi sarà rimessa in zona d'attacco per Pavia con 41 secondi per bruciare questo terzo periodo. Un terzo periodo nel quale il parziale 11-23 è davvero clamoroso. Manuelli per Fazioli, si attende l'uscita dai blocchi di Mascherpa che va a slalomeggiare, subisce il contatto, arbitri che non fischiano, palla persa.
colpo in faccia per Mascherpa, arbitri che non sanzionano e quindi palla persa e 34 secondi con possibilità di Borgosesia, con possibilità per Borgosesia di mettere addirittura la testa avanti. Muso duro Mascherpa contro gli arbitri. 32 secondi in questo terzo periodo. Borgosesia pienamente dentro al match. Palla nelle mani di Brigato per Criconia. Fazioli che rimane sul blocco, ora recupera. Criconia che gli spara un siluro sbagliandolo. Rimbalzo di Ambrosetti. Non si può concedere un extra possesso, un rimbalzo d'attacco al playmaker ospite. Quindi possesso ancora per Borgosesia. Brigato da Panzieri che va sotto da Gloria. Evidente infrazione di passi che finalmente i signori in grigio evidenziano e sanzionano. C'era una situazione di mismatch pazzesco con il centro avversario marcato da Mascherpa. Mascherpa ha tolto però l'appoggio a Gloria che ha passeggiato in area, quindi con 5 secondi e 48 Pavia comunque evita di subire canestro e ora la possibilità per l'ultimo tiro. Mascherpa che subisce, va a spezzare il raddoppio, non viene fischiato nulla ovviamente e si chiude così. Un punto di margine per Pavia, terzo periodo davvero da dimenticare per la banda Valdiraghi, 11-23. Adesso arriveranno le cifre, ma Pavia appunto dopo un buon incipit che sembrava il prefigurare la sgasata definitiva si è letteralmente incartata. Diciamo che il parziale credo del primo minuto fosse 5-0 con Mascherpa di Bella e poi Pavia ha fatturato 6 punti nel resto del periodo, quindi davvero poca cosa, con il risultato appunto di mandare agli archivi un brutto terzo periodo e soprattutto di prefigurare un quarto periodo di sofferenza pura. Come sempre succede poi l'attacco è una sorta di cartina di tornasole di quello che succede in difesa. Pavia ha forzato in attacco, in difesa è stata molto pigra. Borgosesi ha preso fiducia su un paio di rotazioni mancate, su qualche uscita fin troppo pigra che ha concesso triple piedi per terra agli ospiti. Pavia che viaggia con 19-44, il 43% dal campo, 47% invece la percentuale per Borgosesia che è decisamente cresciuta in questo terzo periodo. 5-7 da tre punti per la truppa di Domenico Bolignano in questo terzo periodo. Il tiro da tre punti ha fatto sicuramente tutta la differenza del mondo. Ultimo quarto quindi che Pavia dovrà affrontare come se fosse una vera e propria finale. Abbiamo detto prima, Pavia avrebbe dovuto allungare nel punteggio, quantomeno rimanere concentrata e mantenere il vantaggio che si era creata nei primi due quarti. Così non è successo e anzi Borgosesia ha giocato sicuramente un terzo quarto fenomenale, soprattutto per la percentuale al tiro da tre punti, come diceva e sottolineava Paolo. Ora quintetto che vede ancora Mascherpa in campo, così come Crespi e Torgano, rientrano Benedusi di Bella, dall'altra parte Criconia che ha sicuramente inciso nella terza frazione, il solito Gloria, Brigato, il numero 12, ecco la tripla di Ambrosetti che non va a bersaglio e grande recupero palla di Mascherpa, rimbalzo lungo che premia proprio Pavia, Mascherpa che ha fatto carambolare la sfera addosso all'avversario, ora Benedusi che rimette il pallone in campo per Di Bella. Quintetto che diciamo di Borgosesia si conchiude con Panzieri, ora Mascherpa sfrutta il blocco di Crespi che però non riesce a rollare, fallo però subito da Mascherpa. Sarà importante anche tentare di ottenere e lucrare diversi falli. Nel quarto precedente
Borghesesi ha speso solamente due falli, Pavia non è riuscita ad ottenere il bonus. Di Bella ancora per l'uscita di Mascherpa, che riceve in questo momento Ricciola, virata, scarico per Crespi che tenterà un gancio sinistro, così avviene ma sbaglia la conclusione. Ora Pavia non segna veramente da una vita. Ambrosetti contro la zona pavese, zona che poi si adatta a uomo. Panzieri attacca Torgano che fa buona difesa e riesce a limitare il numero 27 avversario. Cricogna dovrà forzare da tre punti. Ecco che il tiro arriva, conclusione che fa in and out e poi esce. 50 a 49 rimane il punteggio. Di Bella sul blocco di Crespi, sbaglia la conclusione ma recupera il suo rimbalzo. Benedusi ancora per Mascherpa, aspetta un nuovo blocco di Crespi, ancora Mascherpa che sfida Gloria e prova a piazzargli una tripla in faccia che non va neanche questa. Ora soluzioni alquanto estemporanee per la truppa di Valdiraghi. Ambrosetti ancora sul meno uno per i suoi. Rigato, palla sotto per Gloria, contenuto molto bene da Crespi che però si fa soffiare il rimbalzo e commette fallo. Gloria che ora sta tornando ad essere una presenza sotto canestro. Crespi che ha il suo terzo fallo. Situazione falli per Pavia complicata solo per Spatti che ne ha 4. Ora Gloria che riceve la rimessa, Ambrosetti aspetta l'uscita di Cricogna. Cricogna riceve in questo momento ben marcato da Torgano, però sul cambio Gloria si trova contro Di Bella che fa buona guardia. Pallone buttato via da Grigogna e Mascherpa che attacca subito contropiede primario, l'assist per Benedusi, ottimo assist e finalmente si sblocca Pavia. 52 a 49, due punti che sono ossigeno per i pavesi. Ancora Brigato, blocco di Panzieri, non lo sfrutta Cricogna però aperto dall'arco. Ecco, se Cricogna e in generale Valsesia sbagliano queste conclusioni aperte, è chiaro che per Pavia la partita si fa un po' più semplice, partita che comunque non è ancora decisa. Di Bella sfrutta il blocco di Crespi, ancora aperto in angolo sull'assist di Benedusi, la tripla non va però a bersaglio. Percentuali che rimangono comunque bassissime per la truppa di Valdiraghi e anche per quella di coach Bolignano. Ambrosetti sul blocco di Gloria, recupera ancora di Bella che ora si sta sbattendo non poco in fase difensiva. Mascherpa chiama lo schema corna, Torgano riceve, riconsegna Mascherpa ancora per Torgano, blocco per Di Bella che non lo sfrutta ma va dall'altra parte e ottiene il fallo di Ambrosetti. Buon fallo ottenuto e lucrato da Di Bella, capitano che ora sta salendo in cattedra, e time out per gli ospiti. Ecco, Pavia adesso sta tentando di riallargare la forbice ma con scarsi risultati, nel senso che sono solo due punti segnati. E che cosa manca secondo te, Paolo, a questa squadra, a Pavia, per ritornare ai livelli del, possiamo dirlo, del secondo quarto? Sarebbe, la risposta è semplicissima, il tiro da tre punti, 4-16. È chiaro che poi quando ci sono queste serate, anche in questo caso abbiamo appena visto, Di Bella ha tirato in arco ampiamente spaziato con i piedi a posto. L'unica cosa che comunque deve far Pavia è ritrovare l'umiltà difensiva. Adesso abbiamo visto due o tre recuperi difensivi. Chiaro che la vittoria passa necessariamente proprio quando in un attacco sei in una serata di scarsa ispirazione come quella odierna. È chiaro che la vittoria passa dalle piccole cose che si possono fare in difesa, l'aiuto, la palla recuperata, la difesa in anticipo. Chiaro che bisogna partire da quello e poi il basket è anche imprevedibile, poi improvvisamente possono arrivare magari una raffica di triple che fino a questo momento non c'è stata e che ha comunque impedito a Pavia di andare via. Anche Borgosesia in questo avvio di quarto periodo è andata spesso a ricorrere alla soluzione perimetrale senza particolari risultati, quindi è chiaro che è un match in cui le percentuali dall'arco sono modeste, ma comunque ondivaghe per entrambe le squadre. Ora Di Bella in lunetta con due tiri liberi importanti per cercare di ridare un minimo di ossigeno, come lo hai definito tu in precedenza. Quindi
il capitano completa il 2 su 2 e Pavia torna avanti di 5, che in un momento di grande difficoltà comunque è già qualcosina. Si riparte sempre con la 2-3 matchup e ora altro recupero difensivo di Pavia, ed è così che deve arrivare la vittoria. Vediamo, sarebbe fondamentale ora andare a concretizzare con due punti. Pedusi che va in arco e finalmente trova la tripla, tripla di importanza capitale, quella dell'ala ligure. Tornano 8 di margine per Pavia, lo avevamo chiamato, è arrivato un altro recupero difensivo, è arrivata la tripla che potrebbe davvero aprire nuovamente un parziale importante per la Vinteras. Ora Brigato sfrutta il blocco di Gloria, lo ritrova sotto canestro sul cambio, è finito contro Benedusi. Gloria che si svita sul perno ma sbaglia, abbastanza sfortunato il centro ospite, palla che però rimane a Borgosesia, che avrà un'altra chance con il cronometro risettato. Pavia che difende in un primo momento a zona, anzi in realtà uomo, una zona che diventa uomo in questo momento. Gloria ancora per Ambrosetti, aspetta l'uscita di Brigato, palla sotto che non arriva e ancora Ambrosetti con 6 secondi sul cronometro, fallo però precedentemente al tiro di Bella. Di Bella che ha il suo secondo fallo, quindi situazione falli come ricordavamo in precedenza pessima per Spatti che ne ha 4, Crespi ne ha 3, per il resto solo 2 falli per Benedusi, Mascherpa, Di Bella e Del Vecchio che non è più rientrato in partita dopo una prima apparizione del secondo periodo. Ora Ambrosetti, scarico per Cricogna, ancora si costruisce il palleggio a destro tiro che non arriva, però per la buona difesa di Benedusi. Crespi contro Gloria un po' macchinoso in questo momento, probabilmente anche con l'inflazione dei passi. Comunque scadono i 24 secondi, ora Pavia avrà una nuova possibilità di allungare sul 57-49. Questa difesa, ora la difesa si vede, quella che hai chiamato tu in precedenza. Sì, è una legge non scritta del basket, se si fatica in attacco bisogna sbucciarsi le ginocchia dietro. Avete visto una difesa clamorosa di Benedusi che ha tenuto il suo uomo, l'ha costretto a chiudere il palleggio, poi è andato ad aiutare su Gloria e ha costretto il lungo ospite all'infrazione. Ora canestro di talento puro di Mascherpa, è chiaro che poi dopo anche in attacco, se hai comunque fiducia di riuscire a tenere per 2 o 3 possessi senza subire canestro, riguadagni fiducia. Ora tripla di Panzieri, che chiude questo parziale aperto e Pavia comunque avanti di 7 con 5 da giocare. Bella riconsegna il pallone a Mascherpa che aspetta il blocco di Crespi, blocco che arriva in questo momento, Mascherpa fuori per Benedusi, marcato da Cricogna ottimamente, e fallo in attacco di Benedusi che in realtà aveva realizzato ma precedentemente aveva commesso fallo. Fallo in attacco e dunque terzo fallo per Benedusi. 59-52, anche se probabilmente ma 59-52 esce Crespi, rientra Alessandro Spatti. Spatti che avrà il compito di sostituire un Crespi comunque abbastanza positivo in questa seconda frazione, in questa seconda parte di gara. 4 minuti e 34 al termine della partita, una partita che si è complicata non poco per Pavia che ha ripreso un minimo di vantaggio e un minimo di inerzia. Ora cronometro che viene risistemato, andremo a capire la decisione degli arbitri. Pavia che rimane sul campo con Di Bella, Mascherpa, Benedusi, Spatti e Torgano, dall'altra parte Cricogna e Brigato, abbiamo poi Ambrosetti, Panzieri che ha appena realizzato una tripla fondamentale e Gloria. Cronometro riportato a 4 minuti e 40 secondi dal termine. Ora arbitro a colloquio con i due allenatori per spiegare la decisione. Si intendono tutti, ora può ripartire Borgosesia con una nuova azione.
con Ambrosetti in cabina di regia per Criconia. Criconia che ora sfrutta il blocco di Panzeri, non lo prende, va dall'altra parte, ottima difesa di Spatti, ma ora sul cambio di Bella contro Panzeri, Ambrosetti in azione solitaria, altri due punti, 59-54. Pavia che dovrà trovare una buona soluzione offensiva quando mancano 4 minuti e spiccioli al termine. Menesusi per l'uscita di Togano che controlla male ma prova a sparare comunque da 3 punti, tiro che risulta corto. Ecco, queste conclusioni non devono essere prese dai giocatori di Pavia, bisogna far circolare la palla per trovare soluzioni offensive buone, anche perché ora la difesa, come dicevamo prima, al di là dei 2 punti di Ambrosetti, ora sta funzionando. Sì, ora vediamo questa soluzione, ora forzatissima e sbagliata da Panzeri. Detto che la soluzione precedente, sì, Torgano ha preso un tiro a 3 punti senza ritmo, però è una conclusione che è nelle corde del giocatore di Segrate, poi che quest'oggi per la verità insieme con molti altri compagni sta faticando moltissimo. Ora c'è l'intercetto di Brigato sul pallone di Bella, ora di Bella che va a recuperare, palla che viene controllata però dagli ospiti, mischia rugbistica e ora 2 punti comodi per Gloria e nuovamente un possesso di margine per Pavia, 59-56, si entra negli ultimi 3 minuti di gioco che saranno davvero a tutta adrenalina. A scherpa per Torgano, si va da Di Bella, ancora per Benedusi che mette palla per terra, attacca il ferro, sta per perdere la maniglia, arriva un provvidenziale contatto falloso sulla percussione di Nicolò Benedusi, che è stato assolutamente l'anima difensiva di Pavia in questo 9-0, poi è stato però vanificato con uno sfondamento, un brutto tiro di Torgano e Borgosesi è tornata pienamente in contatto con questo 6-0, quindi partita che continua ad avere un andamento davvero irregolare, poco costante. Benedusi per la rimessa in zona d'attacco, costretto a scagliare il pallone contro Criconia per evitare l'infrazione di 5 secondi, nessun compagno era riuscito ad uscire a tempo dai blocchi. Ora la palla arriva a Torgano, il consegnato per Mascherpa, possesso di importanza capitale, Mascherpa con palla in mano, punta e va dentro e subisce il contatto. Classica giocata di Mascherpa, la zingarata al ferro, il fallo subito e saranno 2 tiri liberi per il braccio armato pavese. Tiri liberi importanti per Giulio che va a realizzare, sono 19 per Mascherpa. Sono 20 per Mascherpa che fa 2 su 2 e ridà a Pavia 5 lunghezze di margine. Valsesia in attacco, Brigato che mette palla per terra per Gioria, Panzeri aperto in angolo in avvicinamento, canestro troppo comodo che Pavia concede a Borgosesia. ...61-58, torna un possesso di vantaggio per la banda Valdiraghi, 2-32, davvero thrilling fino alla fine, partitaccia che Pavia non è riuscita ad archiviare e ora si trascinerà drammaticamente fino alla sirena finale. Due punti che però sono davvero troppo importanti per la Vinteras per mantenere viva la fiammella playoff. Mascherpa con palla in mano, va da Torgano che si butta dentro, subisce il contatto falloso prima di raccogliere però il pallone, interpretazione al limite e comunque saranno Borgosese in bonus, quindi comunque saranno 2 tiri liberi per l'ala di Segrate. Che sbaglia il tiro libero e questa è una notizia, giocatore molto preciso dalla
linea della Carità, quindi sempre tre lunghezze di margine per Pavia. Torgano che va per lo 0-2, ma Spatti che controlla il rimbalzo, quindi Pavia va a un possesso addizionale, fondamentale questo intervento a rimbalzo di Alessandro Spatti, che ora va per il pick and roll con Mascherpa. Il consegnato di Mascherpa per Spatti che va in avvicinamento, si prende un tiro a due punti che va a realizzare sullo scadere, canestro pesantissimo di Alessandro Spatti che torna a dare 5 lunghezze di margine a Pavia, 63-58, 1-52, ora serve una difesa importante. Loria con palla in mano, marcato da Torgano, prova a giocarsi l'1 contro 1, costretto a chiudere il palleggio. Va da Panzieri che spara a tre punti, sbaglia, Benedusi controlla il rimbalzo. 1-36, vai Fabio per il finale. Bella a questo punto imposta l'azione offensiva per Pavia che perde qualche secondo in modo tale da far correre il cronometro. Ancora Di Bella sotto per Spatti, Spatti che ha appena segnato un canestro di capitale importanza, arbitri che non fischiano niente neanche, e tecnico a Mascherpa che ha tentando di prendere lo sfondamento. 63-58 e Pavia che ha sprecato un'occasione in attacco e poi gli arbitri in grigi hanno ravvisato un fallo tecnico, come dicevamo. Pubblico di Pavia che si lamenta. Decisione che può rivelarsi importantissima. Cricogna realizza il tiro libero, 63-59. Accorcia ancora Borgosesia che non muore mai oggi. Ora Brigato pronto per la rimessa, arbitri che devono controllare qualcosa al tavolo, anzi no, si può riprendere. Brigato ora, dicevamo, con la palla per la rimessa, Panzeri per Ambrosetti, Di Bella tenta di rubargli il pallone, Ambrosetti però sbaglia la conclusione e Di Bella può farsi riconsegnare il pallone da Torgano che ha catturato il rimbalzo offensivo, un rimbalzo fondamentale. Un minuto al termine, Di Bella ancora con la palla in mano, blocco di Spatti che però non crea vantaggio, allora ripick di Spatti, ora Di Bella ancora per Spatti, fuori per Benedusi che prova la tripla e la realizza, 66-59. Che tripla, che cuore di Pavia. Benedusi con una tripla fondamentale con 42 secondi dal termine e ora pubblico che finalmente si infiamma. Time out ovviamente obbligato per coach Bolignano. Pavia a più 7 con 42 secondi ancora da giocare. Partita ovviamente non chiusa, nessuna partita è chiusa fino a quando suona la sirena, ma sicuramente questo è un tassello, la tripla di Benedusi è un tassello fondamentale per provare a portare a casa i due punti. Due punti che ricordavamo in serie di presentazione sono fondamentali per la classifica di Pavia, sia per staccare la zona playout, sia per riavvicinarsi alla zona playoff. 66-59, ricordiamo ancora una volta in punteggio, adesso squadre che ritornano in campo con gli stessi quintetti. Bisognerà vedere come esce dal timeout Borgosesia. Questa è un'azione difensiva per Pavia e offensiva per Borgosesia sicuramente decisiva. Ancora la rimessa Brigato, ancora Pavia a zona, quantomeno zona sulla rimessa. Panzieri recupera la rimessa, Ambrosetti per Cricogna che prova il tiro da tre punti, lo sbaglia, rimbalzo di Benedusi che sta facendo la voce grossa sia in fase offensiva che difensiva e fallo obbligato di Ambrosetti su Di Bella. Due tiri liberi che possono quasi chiudere definitivamente il match. Bella che si appresta a tirare il primo dei due tiri liberi dalla lunetta, realizza il primo,
mette 8 punti tra sé e gli avversari di Pavia, può metterne anche 9. E realizza con l'aiuto di Ferre Tabellone anche il secondo, 68-59. Ambrosetti sfrutta il pick di Gloria, ancora Cricogna che non è più riuscito a trovare la via del canestro dopo quelle, dopo lo show del terzo quarto, e fallo su Fabio Di Bella che è riuscito a recuperare anche la carambola difensiva. Altri due tiri liberi per Di Bella, quinto fallo per Ambrosetti, e partita che possiamo dirlo è andata, con, è in ghiaccio con 20 secondi ancora da giocare. Pavia l'ha vinta in difesa, ma Pavia l'ha vinta soprattutto anche grazie a Benedusi che, oltre che alla solita classica difesa, è riuscito a mettere una bomba fondamentale e spaccagambe. Sì, la vittoria, è sempre brutto magari parlare dei singoli, però su questa vittoria in calcio c'è bella grossa la firma di Nicolò Benedusi, giocatore tutta sostanza, che ha davvero guidato, ha preso per mano i compagni alzando l'intensità difensiva nel quarto periodo, e poi è andato a mettere una tripla di peso specifico enorme. Di Bella ha sigillato in lunetta, sono 11 di margine per Pavia, che ovviamente ha messo in ghiaccio questa vittoria importantissima. Ora diamo un'occhiata a quello che è il parziale della partita che ci interessa. È avanti largo 8-9-7-5 Alba, quindi Empoli si ferma, quindi Pavia che torna a 2 punti di svantaggio da Empoli, quindi accorcia e andrà a giocarsi tutto, il destino, la propria stagione, nel match di sabato sera ad Empoli, in cui servirà assolutamente una vittoria cercando di ribaltare anche la differenza canestri. Il Paravizza, chiudiamo qui. Vinteras che vince 70-59 contro una Jessi Borgosesia comunque mai doma. Andiamo a riepilogare quelli che sono i punteggi individuali. Messi chiude con Benedusi, MVP a quota 12, abbinato ai soliti 7 rimbalzi, 4 per Fazioli, 20 per Mascherpa, 12 per Crespi, 3 per Torgano, 6 per Spatti, 2 di Manuelli, 11 per Di Bella. Quanto riguarda gli ospiti, sono 7 di Criconi, 1 punto per Vercelli, 18 di Gloria, 7 di Brigato, 15 di Ambrosetti, 2 di Orobagna, 9 di Panzieri. Quindi dal Paralavizza, la più, anche a nome di Fabio Sacchi, la più cordiale buona serata agli amici della Palla Spicchi, da Paolo Rappoccio, ricordando che il prossimo appuntamento sarà un doppio appuntamento in casa, visto che dopo la prossima trasferta a Empoli di sabato 30, il 7 e il 14 di aprile la Vinteras ospiterà rispettivamente Firenze e Montecatini qui sul legno di Via Treves. Ancora la più cordiale buona serata.